trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno, sono Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella, l'associazione che tutela le piccole e micro imprese dal 15 dicembre 1945. Siamo in una terra di vocazione tessile, però nella puntata di oggi ci occupiamo del mondo femminile, o meglio dell'imprenditoria femminile che sta crescendo sempre di più nel biellese, in Piemonte e in Italia. C'è un dato recente che parla addirittura di donne laureate a capo di aziende 5 volte in più rispetto al resto dell'Europa e il Piemonte è la regione trainante. E a proposito di Piemonte parliamo di eccellenza artigiana. Eccellenza artigiana è una certificazione che viene data solamente dalla nostra regione a favore delle imprese artigiane, manifatturiere e alimentari. E subito ci occupiamo di un'impresa manifatturiera gestita da una donna, Mirna Cominetto, la falegnameria di Vigliano. Vediamo. A capo di questa azienda di Vigliano Biellese, una famosa falegnameria, la signora Cominetto. Com'è lavorare con gli uomini, dirigere gli uomini? Io devo dire che non so se sarei capace a lavorare con le donne, quindi secondo me bene, molto bene. È una collaborazione reciproca. Ecco, quanto c'è di manualità rispetto all'automatismo nella vostra azienda? Nella nostra azienda ci sono parecchi macchinari che ci permettono di fare più veloce ogni lavorazione, ma ci vuole sempre una manualità, ci vuole sempre l'operatore che sia in grado di fare. Questa fa parte dell'artigiano proprio. Del saper fare italiano. Sempre eccellenza artigiana, come abbiamo detto all'inizio, dal manifatturiero passiamo all'alimentare. Ci spostiamo di qualche chilometro da Vigliano a Sala Biellese per incontrare Stefania Massera. Dal 1920, ma si producono anche oggi paste meglia e i torcetti. Siamo in una grande azienda di Sala Biellese per parlare con Stefania, perché c'è un valore aggiunto nell'eccellenza artigiana della vostra impresa. Che è quello del cioccolato, che da circa 10 anni mi dedico alla lavorazione del cioccolato, sia per quanto riguarda le praline, i cioccolatini e per le tecniche bean to bar, quindi dalla fava alla tavoletta. Grandi soddisfazioni perché hai ricevuto anche dei premi. Sì, premi dedicati alla pralineria, dove si utilizza dell'ottimo cioccolato e dei prodotti del territorio. Adesso parliamo di una donna del passato, siamo fine 800, inizio 900, una donna imprenditrice, la prima fotografa regista italiana. Ci spostiamo in un'altra località del Biellese, esattamente a Pettinengo, definito il balcone del Biellese, per parlare di Clementina Corte. Clementina Corte, fine 800, inizio 900, un'epoca in cui la donna difficilmente emergeva. Lei però con la fotografia e con la regia si faceva notare. Certo, è questa la sua particolarità, che sicuramente in un periodo dove è nata la fotografia, trovare una fotografa donna che si occupasse anche dello sviluppo, anche della parte poi produttiva alla fine della fotografia. È qui che noi siamo arrivati, è qui che noi abbiamo trovato anche alcune lastre della Clementina ed è per questo che abbiamo chiamato la casa Clementina proprio in suo onore. L'altra cosa ancora particolare è che lei aveva un fratello che si è diplomato a Prato, città da cui io provengo, in tessile, e occupandoci noi di coloranti naturali per l'industria tessile, anche lì è stata proprio, come diciamo noi, non siamo noi a aver cercato la casa, ma è la casa che praticamente ha trovato noi. Donne del passato, donne del giorno d'oggi, donne del futuro. Futuro sicuramente roseo per quanto riguarda l'imprenditoria femminile, sempre più in crescita, come abbiamo visto questa mattina, sia in Piemonte che in Italia rispetto al resto dell'Europa. Siamo in chiusura e, come sempre, per tutelare e difendere i valori italiani è presente Confartigianato Biella. Grazie a tutti. Beh.
Ben trovate e ben trovati. Sono Dario Bonsignore di Uni, l'ente italiano di normazione, e sono qui per parlare di plastica, ossia del suo uso responsabile. Lo faccio con Viviana Buscemi, dell'area innovazione e sviluppo di Uni. Plastica, dicevamo. La plastica trova un largo impiego nella nostra vita quotidiana e le materie plastiche costituiscono un importante settore industriale in Italia. Sì, in Europa siamo infatti secondi soltanto alla Germania per volume del settore industriale. Dobbiamo anche ricordare che le materie plastiche hanno contribuito ai bisogni della società grazie alle loro caratteristiche di versatilità, economicità e durabilità, e continuano oggi ad essere il perno dell'innovazione in molti settori, dalla mobilità alle costruzioni, agli imballaggi alimentari e anche nel settore biomedico. Non a caso la nuova strategia di politica industriale dell'Unione Europea riconosce la plastica ha un ruolo imprescindibile e, in armonia col concetto di green economy e di economia circolare, ha avviato nel 2020 un programma denominato Circular Plastic Alliance per incrementare le buone pratiche da riciclo della plastica. Parlando di materie plastiche, quindi il tema della raccolta, della selezione e del riciclo è fondamentale. Senza dubbio, l'Italia infatti è fortemente impegnata su questo versante. Pensate che nel 2019 in Italia sono stati generati globalmente circa 5 milioni di rifiuti di materie plastiche, di cui però il 42% è stato avviato al recupero, il 35% alla valorizzazione mediante recupero energetico e soltanto il 23% è stato conferito in discarica. E Uni che ruolo gioca in tutto questo? Uni ha pubblicato recentemente la prassi di riferimento 117, che tratta proprio il tema del riutilizzo responsabile della plastica. Questa prassi di riferimento fornisce i requisiti minimi di un sistema di gestione finalizzato alla progettazione, all'uso e recupero responsabile dei manufatti di materie plastiche. Ricordiamo che le prassi di riferimento sono dei documenti pre-normativi che servono a diffondere nel mercato buone pratiche sperimentate a livello locale e a promuovere le eccellenze di prodotti, processi e servizi in settori particolarmente innovativi. Che cosa si intende quindi per utilizzo responsabile della plastica? Per le organizzazioni si tratta fondamentalmente di tre cose, di tre elementi. Prima di tutto consapevolezza del proprio contesto, dei vincoli tecnologici e degli obblighi di legge. In secondo luogo il miglioramento continuo mirato a promuovere iniziative di raccolta e recupero dei prodotti in plastica utilizzati e infine il coinvolgimento delle parti interessate, in primis i dipendenti, i fornitori e le comunità di riferimento. Un sistema di gestione per utilizzo responsabile della plastica si articola in diversi momenti, che vanno dall'acquisto all'utilizzo, al riuso, al recupero e allo smaltimento. È una politica responsabile in questo contesto deve impegnarsi a favorire e selezionare prodotti con un minore impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita, incoraggiare l'utilizzo di prodotti di plastica riciclata, anche garantire la corretta gestione del rifiuto plastico sia in azienda durante la raccolta differenziata che nelle successive fasi di stoccaggio e sensibilizzare le parti interessate sull'uso responsabile della plastica con particolare riferimento alla catena del valore. Quindi insomma si tratta di una sfida importante che deve vedere coinvolte non solo le imprese ma anche i cittadini e le amministrazioni pubbliche. La cooperazione tra tutti questi soggetti è quindi essenziale per sviluppare sempre di più politiche che permettano un'adeguata gestione dei prodotti in plastica sino alla loro fine vita e consentendo così la successiva reimmissione nel mercato. A chi si rivolge la prassi di riferimento? Come strumento di gestione, la prassi si rivolge principalmente alle organizzazioni di qualsiasi tipologia e dimensione, sia pubbliche che private, che siano utilizzatrici finali di prodotti di plastica o contenenti plastica. È uno strumento quindi utile per le numerose organizzazioni che vogliono, da un lato, impegnarsi a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e dall'altro comunicare in modo chiaro agli stakeholder il proprio percorso virtuoso. Grazie Viviana, ricordo che le prassi sono a disposizione di tutti, liberamente scaricabili dalla sezione catalogo del nostro sito internet www.uni.com, dove potrete trovare tutte le informazioni sulla nostra attività. Vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie, buongiorno.
Siamo con Francesco Costantino, presidente della Fondazione Anmil Sosteniamoli Subito, che opera a livello nazionale e a livello regionale in favore delle vittime del lavoro. Ci spiega, presidente, in cosa consiste l'attività della Fondazione? Nel 2005 l'Anmil, associazione nazionale fra lavoratori e mutilati del lavoro, ha dato vita alla Fondazione Sosteniamoli Subito, con lo scopo principale di offrire un supporto e un'assistenza alle vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anche per sostenere alcune specifiche situazioni di difficoltà economica delle vedove e degli orfani, delle cadute del lavoro, in attesa della costituzione della rendita da parte dell'INAIL. Oggi le finalità principali della Fondazione mirano alla realizzazione di progetti che abbiano una concreta ricaduta positiva anche in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche se cerchiamo soprattutto di adoperarci per un'adeguata tutela di coloro che si trovano ad affrontare situazioni difficili e dolorose pagando un ingiusto tributo. Presidente, come opera in modo specifico sul territorio regionale? Chiunque appartenga alla nostra categoria più può rivolgersi presso le sedi territoriali AMMIL presenti in tutto il territorio nazionale, dove ci sono i nostri volontari sempre pronti ad una accoglienza, un conforto morale, ma poi ci sono anche gli esperti professionisti che si mettono a disposizione per valutare ogni caso e trovare una soluzione ai problemi in ambito sociale, lavorativo o per pratiche INAIL. Presidente, proprio di recente, tra le iniziative più importanti della Fondazione, c'è stato un accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Di cosa si tratta? Dopo diversi incontri con il presidente del CNOP, Davide Lazzari, in cui abbiamo condiviso l'esigenza di offrire un supporto psicologico alle vittime del lavoro e ai loro familiari, per poter aiutare ad affrontare e superare il trauma di un infortunio o una malattia professionale che hanno avuto risvolti drammatici. Siamo giunti alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa che offrirà tramite l'ausilio di professionisti in tutta Italia un valido supporto psicologico a tutti i nostri soci e ai loro familiari che ne faranno richiesta, con tariffe molto contenute, in attesa che diventi finalmente operativa il nuovo regolamento protesico INAIL che prevede il riconoscimento di un'assistenza psicologica. Grazie Presidente, e per chiunque è interessato ad usufruire di questo servizio può rivolgersi alle sedi territoriali dell'Associazione, dove troverà i referenti della Fondazione pronti a dare tutto il supporto. Altrimenti è possibile chiamare il numero verde 800 1809. Care e cari abitanti di Torino, siamo la cooperativa Zenit e vogliamo dirvi grazie perché negli ultimi anni avete inventato insieme a noi tanti modi per sostenere i nostri concittadini più fragili. Desideriamo ringraziare Bruno, il generoso ristoratore che ha dato vita insieme a noi al progetto Aggiungi un pasto a tavola e che da più di un anno dona pasti caldi a chi, nel suo quartiere, fa fatica a garantirsi un pranzo e una cena. Grazie ai cittadini del quartiere Vallette che hanno creato con noi la trasmissione web radio Zona di Confine, contribuendo ad abbattere stereotipi e pregiudizi sulla salute mentale. Grazie agli anziani di Torino che partecipano sempre con entusiasmo e gioia ai corsi e laboratori del progetto Prometeo e grazie a tutti i donatori che contribuiscono a rendere queste iniziative di socializzazione gratuite e quindi accessibili anche a chi diversamente ne rimarrebbe escluso e vedrebbe aggravarsi una condizione di isolamento e solitudine purtroppo già molto diffusa nella nostra città. Grazie a chi, a questa condizione di solitudine dei propri concittadini e vicini di casa, non si rassegna e sceglie di mettersi a disposizione come volontario di Zenit.
Oggi i nostri volontari affiancano gli anziani nelle loro visite mediche e commissioni, consegnano pasticcagli e aiuti alimentari, aiutano i bambini e i ragazzi stranieri a imparare l'italiano e integrarsi nella nostra città. Questo impegno di comunità ci permette di essere il veicolo della solidarietà di molti, arricchendo un lavoro che da più di 25 anni ci porta nelle vite di chi, a Torino, ha una vulnerabilità con cui convivere, legata alla solitudine, alla povertà, alle conseguenze di una disabilità o di un disagio psichico. Da molti anni ormai, per assistere le persone di cui ci prendiamo cura, gestiamo servizi e progetti in 37 luoghi di Torino. Oltre ad ospitare 95 persone nei nostri alloggi protetti, ogni anno andiamo quotidianamente a casa di quasi 700 tra anziani, famiglie in difficoltà socio-economica e persone bisognose di cura e sostegno. Questo è quello che ci piace fare e che facciamo con passione e professionalità. Vogliamo sempre più metterci a servizio di chi ha bisogno di noi, investendo sulle relazioni e sull'impegno di comuni cittadini, commercianti e realtà del territorio, che insieme a noi vogliono creare una comunità più coesa e desiderosa di benessere condiviso. Per maggiori informazioni o eventuali proposte, non esitate a contattarci ai riferimenti che trovate sul sito www.cooperativazenit.it. Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Sabrina Mariotti e mi occupo dell'ufficio legale dell'Associazione Vittime del Dovere. Oggi vi presento l'attività dell'Associazione Vittime del Dovere, convegni e attività formative. Con me è presente l'avvocato Paola Maria Di Luccia, anche lei parte dell'Associazione Vittime del Dovere e si occupa dell'ufficio legale. L'Associazione di Volontariato Vittime del Dovere è stata fondata nel 2007 per iniziativa di vedove, orfani, invalidi e genitori di appartenenti alle forze dell'ordine, forze armate e magistratura, caduti o rimasti invalidi nel contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata, al terrorismo. L'ente, che oggi conta circa 500 famiglie associate, è attiva da oltre 15 anni ed opera su tutto il territorio nazionale, affinché sia onorata la memoria dei caduti, venga approvata una legislazione rispettosa del sacrificio delle vittime, siano garantite eque e adeguate tutele alle famiglie dei caduti e degli invalidi e venga diffusa la cultura della legalità tra i giovani. L'associazione diffonde la cultura della legalità anche mediante l'organizzazione di convegni, rappresentazioni teatrali, concerti e manifestazioni sportive. Questo perché le vittime e i loro familiari ritengono che la prevenzione sia un'arma potente per le giovani generazioni e per tutta la collettività. Ma chiedo a questo punto all'avvocato Paola Maria Di Luccia di rappresentarci qual è questa attività dell'associazione. Prego. Sabrina, ti ringrazio. Come accennavi, una delle attività principali a cui si dedica l'associazione è quella di organizzare convegni di formazione e studio su tutto il territorio nazionale. Lo scopo di questi incontri è informare su tematiche giuridiche inerenti alla normativa delle vittime del dovere, ma non solo. Diversi sono gli incontri dedicati a tutto tondo allo studio di vari fenomeni criminali diffusi su tutto il territorio nazionale. Incontri di studio importanti che vedono coinvolti tra i relatori dei professionisti avvocati, magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine e forze armate e professori universitari. Un modo unico per diffondere la cultura del rispetto della memoria delle vittime del dovere e allo stesso tempo aprire dei tavoli comunque di studio e discussione su temi giuridici e temi sociali collegati a varie forme di criminalità presenti nel nostro paese e di cui tutti noi siamo comunque informati e abbiamo in parte consapevolezza. Degli incontri che peraltro si tengono spesso in collaborazione tra l'associazione e degli importanti atenei. I convegni si tengono in presenza, ovvero in videoconferenza webinar, e sono quasi tutti accreditati da ordini professionali territoriali per la formazione obbligatoria degli iscritti e dalle università per l'attribuzione dei crediti formativi degli studenti che partecipano molto attivamente per questo motivo anche ai nostri incontri. Tutti i convegni vengono poi registrati su una sezione dedicata del sito dell'associazione www.cittadinanzalegalità.it, in modo tale che possano essere veramente fruibili e diffusi su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di iniziative che insieme ai nostri progetti di educazione alla cittadinanza e alla legalità cercano di dare un piccolo contributo alla formazione, diciamo, culturale della collettività e dei giovani, ricordando il sacrificio delle vittime del dovere e soprattutto diffondendo anche l'importanza di conoscere i fenomeni criminali per contrastarli e quindi anche come un modo per fare prevenzione nel compimento degli stessi. Grazie mille Paola, veramente. Invito quindi tutti a visitare il sito www.cittadinanzaelegalità.it nella sezione Convegni Legalità, che è indicato in home page. All'interno della sezione sono raccolti i contributi che ad oggi sono stati realizzati in tutta Italia dall'associazione in collaborazione con importanti partner istituzionali, al fine anche di non perdere questo importante patrimonio di conoscenze e confronto. Per qualsiasi informazione, per essere aggiornati sui convegni che organizzeremo nel corso degli anni, potrete visitare tranquillamente anche il sito istituzionale dell'associazione, che è www.vittimedeldovere.it. Grazie a tutti e spero di vedervi numerosi ai nostri convegni e ai nostri incontri. Grazie, buona giornata. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.